Buonasera, buonasera, benvenuti a The Monday Show con Andrea Sgorbati e Max Canuti. Settima puntata del Monday Show, ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito nelle puntate precedenti e che spero seguiranno anche in questa e in quelle future. Come dici, Max? Sì, certo, ringraziamo anche gli amici inglesi di Max e diamo subito il via alla prima rubrica. Nome? Alessandro. Gianmarco. Cognome? Scarioni. Vento. Professione? Operaio musicista. Musicista. Dove il primo concerto? Al Club dell'Ivonne Spezia, che non mi ricordo mai come si chiama. Bermuda. Bermuda Club, esatto. Oratorio San Filippo Neri. In quell'occasione che pezzo avete suonato? Knocking on the Door. E il Diablo dei Litfiba. Abbiamo ricevuto anche la prima censura artistica al primo concerto. Perché eravamo all'oratorio, quindi il testo era blasfemo e è stato tagliato, quindi sono stati 4 minuti di assoli e chitarre rombanti. A che età hai perso la virginità? 12 anni con la tata, una signora. 17. Cosa ti ha spinto a suonare la chitarra? Perché vedevo mio papà che suonava e io ero il suo capo espiatorio quando andava a fare le serate, mi prendeva su, te sur ragaz. Ho nasato un po' là e ho detto farò il chitarrista. Le videocassette che guardavo da bambino di Woodstock e dei Pink Floyd. Il tuo autore preferito? Il mio autore preferito ce ne sono tanti, però rimane sempre Hendrix, diciamo. Dai, mi allaccio a lui, Hendrix. Un hobby al di fuori della musica? Tennis. Corsa, cinema, cucina. Ulla Madonna. Sì, sì. Ulla Madonna ce lo lascio. Anche sì, sì. Cosa deve avere una donna per far colpo su di voi? Un bel culo. Hai mai fatto cilecca? Sì. Un ricordo dai 20 ai 30 anni. Allora, quando nel 2003 abbiamo varcato il palco di Sanremo Giovani con una band d'eccezione, direi. Alla batteria con Carotti, al basso Enzo Frassi, alla voce Ralph Malf e alla chitarra ritmica Giovanni Baiardi, il top. Io invece quando ho suonato per Giacomo Voli con l'orchestra di The Voice, era la finale di The Voice in diretta su Rai 1. Hai mai fumato una canna? Sì, ma mi spalmo, sono mio modo di fumare. Sì. Seno o culo? Culo, culo. Sì, sì. La tua posizione preferita? A pecora, perché mi sembra che le dimensioni siano più grosse. Qualsiasi, io sotto. Il vostro telefilm preferito? I Chips. Montalbano. Mimì, non ti rispondo perché sono un signore. Comunque, vaffanculo. Secondo voi, qual è il più bel brano mai scritto? Secondo me è Little Wing, di Jimmy Hendrix. Io non posso rispondere. Carne o pesce? Pesce, il pesce. Pesce. Sognatore o concreto? Sognatore. Dreamer. La donna più bella del mondo? Una volta per me era Nicole Kidman, adesso forse la Jolie. Per me è sempre stata Pamela Anderson, infatti gliene ho dedicate tante. E adesso penso che sia diventata un po' una porno nonna. Però io me lo ricordo da giovane, mi piace sempre. Un vostro sogno nel cassetto? Partecipare a una grossa tournée. Diventare un tennista professionista. La canzone che preferisci suonare? Tutte. Sweet Home Alabama. Renzi o Salvini? Nessuno dei due. Sì, anch'io. Direi nessuno dei due, dai. Se c'era ancora il partito dell'amore, ma non c'è più. Chi è il partito dell'amore? Cicciolina. E allora non me lo ricordavo. Sì, c'era. No, oggi buttavo quella lì. Quanto spendi per la musica al mese? Tanto, però vabbè, è il mio lavoro, quindi non è un investimento. Anche se non è proprio il mio lavoro, tanto uguale, perché sono un macina corde io, purtroppo ho la mano leggera. Tatuaggi? Sì. Sì. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti per prima cosa? Io mi farei un mega studio di registrazione, tutto per me. Anch'io? Però lo farei su un'isola. Ti depili? Sì. Sì. Ti sei mai ubriacato? Sì. Sai che non mi ricordo. Beh, adesso è passato un po', no? Sì, c'ho la sanguinella. Una figura di merda che hai fatto ultimamente? Le faccio tutti i giorni. Io, in tempi non sospetti, ho fatto notare a un mio carissimo amico, che è stato anche ospite del Monday, che
sostanzialmente la sua donna era un tegame, molto tegame, una cosa mai vista. La tua vacanza preferita? Riccione, 17 anni. Riccione anch'io, ne avevo 16 ed eravamo all'Hotel La Quiete con Pibio e Mezzadri. Si chiamava Hotel La Quiete, però eravamo vicino alla ferrovia e ci passavano sopra gli aerei. Giusto nome, direi. Come ti immagini tra 20 anni? Con la chitarra in mano. Vecchio, rincoglionito, ma con la chitarra in mano. Come vorresti morire? Con la chitarra in mano. Sì, anch'io, ma mi piacerebbe anche lasciare questo mondo così, su un'isola, con un infarto e possibilmente sbronzo, vicino a qualche bella donna o a cavallo, insomma, voglio dire, anche perché mia moglie mi avrà già lasciato fuori di casa. È ora di fare il pezzo, ragazzi. Ah, bene. Via. 1, 2, 3, 4. Adesso non ce li hai gli occhiali da sole? Mi rilassati anche scotta, mi sono preso una cotta, sotto il sole che abbronza, ho incontrato una gonza, ehi ci stai, fichi fichi con me, facciamo fichi fichi. Fantastici, fantastici, sono molto molto contento di aver avuto questi due ospiti per questa intervista di oggi, perché come ben sapete, come sanno tutti, sono proprio due miei amici, quindi per me è stato un immenso piacere averli qui. Ma bando alle ciance e lanciamo subito la seconda rubrica, che oggi parlerà di politica. E chi, meglio di Alberto Caravaggi, può spiegarci il risultato delle elezioni? Prego Alberto, accomodati. Buonasera a tutti amici. Ma che bella camicia nera, hai cambiato schieramento? No, purtroppo no, è semplicemente un nero dovuto a una situazione di grave lutto visto i risultati della mia sinistra in queste elezioni politiche. Quindi, per far capire un po' meglio la situazione, diamo i risultati di queste elezioni. 5 Stelle 32,5%, coalizione di destra 37,2%, coalizione di sinistra 22,8%, scusi per musica per le mie orecchie Alberto. Prego. Un po' meno per le mie, ma comunque il risultato conferma sostanzialmente le mie previsioni. Sì, perché devo ammettere che Alberto è sempre stato molto chiaro su questa cosa qua. Anzi, io avevo pronosticato una probabile vittoria del centrodestra grazie a un ipotetico emplein nei collegi uninominali della coalizione di centrodestra. Avevo una speranza però. E si sono quasi realizzati però, perché come vediamo, cioè, il nord dell'Italia è con la coalizione di destra, mentre il sud è totalmente col 5 Stelle. La mia speranza era un grosso exploit dei 5 Stelle al sud, cosa che puntualmente si è verificata, e quindi di fatto questo risultato non ha permesso al centrodestra di avere una maggioranza né alla Camera né al Senato, se i dati che al momento in cui stiamo registrando sono attendibili. Sì, dovrebbero essere attendibili, ci potrebbe essere una variazione di qualche punto decimale, ma non dovrebbe cambiare nulla. E quindi sostanzialmente si viene a verificare una situazione come quella di 5 anni fa. Sottoscritto, dopo la non vittoria di Bersani e della coalizione di centrosinistra alle politiche, non ha dormito tutta notte, fantasticando su ipotetiche maggioranze fantasiose che non sono verificate, e anzi mi sono ritrovato a distanza di qualche mese con il patto del Nazareno. L'hai fatto tu? No, non l'ho fatto io, sì, anzi, ma non l'ho solo subito. Bene, e io penso, peggio ancora. Attualmente diciamo che la palla passa ad altre forze, in particolare il 5 Stelle e a chi all'interno della coalizione del centrodestra ha ottenuto la maggiore vittoria, che è Salvini, che di fatto si è rivelato il leader di questa coalizione. Ora ti chiedo, facendoti male, ferendoti, qualcosa sul crollo del Partito Democratico. Certo, questo risultato sostanzialmente sancisce la fine della parabola rottamatoria di Renzi, iniziata grosso modo 7 anni fa, e che di fatto ha portato alla situazione attuale che vede il Partito Democratico perdere grosso modo oltre un terzo dei voti rispetto al passato. Ma comunque, caro Alberto, vedremo di andare avanti ugualmente. Noi ci vediamo su e vi salutiamo alla prossima puntata. Brindisi e cantiamo assieme.
Il mio amore è nato a Malaga, Malaga, Malaga. Ben ritornati in studio, finalmente siamo levati dalle palle anche la discussione politica e possiamo andare su argomenti più leggeri ma sicuramente più consoni al nostro show. Infatti c'è in diretta che ci aspetta dai suoi studi la dottoressa Colonnello Lorella Coci con le previsioni meteo. Signori e signore, buonasera, bentornati alle previsioni del Monday Show. Diamo subito uno sguardo al meteo della settimana, che inizia con un lunedì nuvoloso, caratterizzato da qualche precipitazione. Martedì e mercoledì assisteremo ancora a qualche fenomeno di pioggia, ma inizieremo ad avere un rialzo delle temperature. Temperature che giovedì potranno raggiungere anche 12 gradi. Venerdì giornata leggermente nuvolosa, mentre sabato e domenica andremo incontro a un nuovo peggioramento che porterà pioggia in gran parte del nord. Temperatura tutto sommato in rialzo, minime che si aggireranno tra i 0 e i 4 gradi e le massime che avranno punte anche di 12-14 gradi, garantisce il vostro colonnello Lorella Coci. Grazie Lorella, sempre splendida. Ed ora giunto... Lo so che vorresti dire qualcosa anche tu, ma purtroppo non ci sei. E poi continui a pararmi sopra. Guarda. Eccoci, quindi stavamo dicendo, è giunto il momento del nostro spot. Gabba! Ciao. No Martini? No Party. Sa da vedere imbecille, coma. Scusate signori, ma quando vedo con tanta beltà in un solo uomo perdo la testa. Facciamo ritornare Max Cranuti fra noi e diamo immediatamente la linea ai nostri studi del BDS a Marco Ettore Bernini per 90° minuto. Grazie Andrea e grazie alla televisione e benvenuti al 90° minuto, la nostra rubrica dedicata al calcio. Partiamo dunque dal calcio piacentino, dove purtroppo è tutto fermo per maltempo e quindi prosegue la sterilità di Bomberaiello, che non segna neanche questa domenica. Non riesco a fare una trasmissione dove lui segna, ma gli auguriamo presto di tornare al gol. Passiamo dunque alla Serie A, dove le uniche partite disputate sono state Lazio-Juventus e Napoli-Roma. Veramente avrebbero fatto anche Spal-Bologna. Ma non gliene frega un cazzo nessuno di Spal-Bologna. Ah beh sì. Beh. La Juventus espugna l'Olimpico con un gran gol di Dybala al 93esimo e vince con il risultato di 1-0. Ancora Juve con Dybala che si infila, Dybala, grande giocata, Dybala in area di rigore, Dybala! È un grande gol, quello di Paolo Dybala! Mentre il Napoli capitombola contro la Roma e perde con il risultato di 4-2. Noi siamo Napoli, sì! Il resto del campionato invece è stato sospeso purtroppo per la morte di Davide Astori, difensore della Fiorentina, e noi di 90° minuto porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia. Ora, visto che la giornata è scarsa di notizie, chiederemo al nostro pubblico qualcosa sul calcio. Ad esempio lei... Dove ha giocato nella sua carriera? Allora, la mia carriera calcistica è nata e finita circa 12 minuti dopo, quando nei pulcini della Borgonovese, facendo il primo allenamento, ho visto che ero proprio il più grammo, neanche gramlotto, proprio gram, e mi hanno messo in porta. Bene, bene, una storia fantastica. E invece lei, che mi sembra più attempato, sì, avrà sicuramente sì, qualcosa da raccontare. Negli anni 70 ho fatto 3 anni intensi nelle giovanili del Fontana Pradosa, sì, squadra nero-verde di Fontana Pradosa, che poi è diventato Fontana Audax. E poi invece negli anni 80 sono stato centravanti boa della formazione della Federazione Italiana Giovani Comunisti, dove in una partita ho realizzato una doppietta ai danni di una squadra di allevatori piacentini notoriamente di destra. E non se ne vergogna? Da 90° minuto è tutto, un saluto da Gennaro e Luis e da Marco Ettore Bernini, lì nello studio. Che dire, anche la 7ª puntata del Monday Show volge al termine. Come sempre noi ringraziamo tutti.
Anche Max ringrazia tutti i nostri telespettatori. Noi ci diamo appuntamento tra 15 giorni, sempre su Sgorba Channel. That you